Buonasera a tutti, oggi parliamo del Comune di Palermo, però ne parliamo non con dei consiglieri comunali, ma con due professionisti. Ve li presento: Fabio Casgnola, che è architetto, il nome è sempre difficile, per carità, il cognome è sempre difficile da pronunciare. Poi Marco Trapanese, cognome semplice, che è docente di ingegneria elettrica all'Università di Palermo. Allora, grazie a voi per questa partecipazione, vi ho voluti fortemente in trasmissione perché è opportuno che ogni cittadino si esprima su quella che è la sorte della propria città, cerca di saperne di più, proprio come è capitato ieri a Flavio, che è andato in consiglio comunale perché si doveva discutere del piano regolatore della città di Palermo, però ha scatenato intanto un putiferio su Facebook perché ci sono state una serie di interventi anche da autorevoli esponenti dell'amministrazione comunale, tecnici, non politici. E poi alla fine è stato allontanato dal Consiglio Comunale. Quindi io volevo che lui ci parlasse, dato che mi si consente questa libertà di invitare chi voglio e di dire sino adesso ciò che posso dire. Io ritengo che sia opportuno farsi sapere cosa è conosciuto, se è avvenuto, perché io sono interessato, non perché, ripeto, ho qualche interesse particolare, ma sono interessato a sapere che cosa se ne è fatto del piano regolatore della variante del nuovo piano regolatore della città di Palermo. Siccome io non ho saputo nulla, può darsi che tu hai qualche notizia recente che ci puoi dire. Sì, intanto sono io a ringraziare te per l'occasione che dai alla città di sapere un pochettino come vanno le cose in questa città. Io ieri mi trovavo presso il Consiglio Comunale, appunto non essendo né consigliere né niente, ma essendo un professionista che sa alcune cose riguardo alla città, cioè è una città che tra le tante criticità è in attesa di questo famoso piano regolatore generale. Siccome era stata data notizia ufficiale che alle 12 sarebbe stato presso il Consiglio, era stato convocato l'assessore Emilio Arcuri per illustrare appunto l'iter della procedura e probabilmente annunciare, riteniamo a questo punto, la presentazione in aula di questo piano definitivo. E quindi io, nonostante sia ancora un professionista in attività e quindi insomma qualche cosina da fare ce l'ho, però avevo preferito dedicare quelle 2 orette del mio tempo a questa circostanza. Arrivo in aula e devo anche dire che io ho telefonato 10 minuti prima di mezzogiorno per sapere se era confermata diciamo, la convocazione, altrimenti non ci sarei andato, ovviamente. Mi dicono, un consigliere mi dice sì, è confermata, io mi presento in aula, ovviamente tra il pubblico, e ancora, diciamo, erano le 12, non c'era segno di vita. Mi è stato detto che siccome c'era la conferenza dei capigruppo, allora il tutto sarebbe slittato di un'oretta. Insomma, per farla breve, a un certo punto accade che, senza che venga nemmeno data notizia ufficiale, il Consiglio apre i lavori su altri argomenti. E io cerco di capire com'è possibile. Cioè, io veramente mi sono chiesto, ma c'era un ordine del giorno, è successo evidentemente qualche cosa, ci sarà stato un impedimento. Quella. Dopodiché, se vuoi andare avanti tu, le hai lette le cose Sì, che no, ho. no, dico no, io poi siccome ho letto pure le risposte pure del capo ripartizione, mi sembra, dico. Perfetto, io ho fatto un post su Facebook abbastanza indignato, nel quale dicevo che sinceramente non so Tu come cercavi di funziona. capire Cercavo di capire semplicemente, come funziona questa anche cosa, cioè. perché diciamo, cioè, qual è la preoccupazione del cittadino? Allora, partiamo dal presupposto che noi siamo innamorati della città di Palermo. Allora, Esatto. quando uno ama una cosa, una persona, in questo caso una città, vuole semplicemente il bene della città. Non è detto che ci debbano essere degli interessi, io non ho terreni da espropriare, dove debbano transitare Sì, io non ho più strade, proprietà di nessun appunto tipo. non sono in una zona interessata dal tram, quindi la possibilità che venga espropriata e mi entra, no, non ci si può dimostrare perché non li ho queste proprietà, né i miei parenti hanno queste proprietà. Però io ritengo che se si fa un ragionamento complessivo sulla bellezza che si vuole, che ci sia a Palermo, perché già a Palermo abbiamo detto tanto bene, bisogna fare un ragionamento complessivo sul piano regolatore generale, per Assolutamente. evitare che arrivino in Consiglio Comunale perizie di varianti che
che possano modificare quelle che poi sono le linee probabilmente ottime che ha pensato l'amministrazione comunale con il sindaco, l'assessore, che poi non si potrebbero più realizzare. Quindi per evitare, sia nel campo della mobilità, nel riutilizzo di alcune aree, tu fai cenno all'area della Fiera del Mediterraneo, noi l'abbiamo trattato tante volte, ma tante sono le aree interessate alla chimica Ravenella, ai cotinifici siciliani, cioè potremmo fare un elenco lunghissimo, per evitare che queste aree della città possano avere una destinazione diversa da quella che prevede il piano regolatore generale, che ripeto non conosciamo, quindi stiamo parlando così, solo sì, in maniera, come posso dire, per il gusto del bello, per il gusto di parlare. Allora, vogliamo che si discuta questo piano regolatore, mi sembra una richiesta legittima. Sì, c'è da puntualizzare una cosa, noi non è che siamo un po' indignati perché di questo piano non se ne parla in maniera compiuta, siamo un po' indignati perché c'è un iter che parte dal 2012. Sì, nel 2012 vengono presentate le linee guida. Sì. 2015 si annuncia in pompa magna che è pronto lo schema di massima, 2016 viene approvato dal Consiglio Comunale lo schema di massima, dopodiché il tutto cala in silenzio, cala in sipario e all'ufficio del piano ci sono una trentina, credo, di tecnici che lavorano. Poi facciamo parlare, non è che noi vogliamo fare un attacco qui, no, vogliamo capire. Né a capo di partizione, né a chi collabora con lui, nemmeno lo conosco. Poi se vuole venire in trasmissione, pure se lo conoscete, lo volete fare, venire in trasmissione, ne parliamo. Allora sono tutte persone che stanno lavorando, per carità, sicuramente lavorano anche bene e noi vogliamo delle risposte da chi ha la responsabilità politica di questo atto. Il cittadino deve sapere. Allora, secondo me il problema nasce proprio dal vertice. Dal punto di vista strettamente formale, il piano regolatore è stato annunciato, si è annunciato che sarebbe stato presentato a un anno a partire più o meno dall'anno scorso e non è stato fatto nulla, anzi due anni fa si annunciò che si sarebbe presentato entro un anno, non è stato settembre fatto, 2016. Dice, non è stato fatto nulla. Quando esiste una situazione di questo genere le cose sono due: o c'è una responsabilità dei tecnici e l'amministrazione solleva quei tecnici, o non c'è una responsabilità dei tecnici, quindi non vengono sollevati praticamente la responsabilità diventa politica. In questo momento la responsabilità è politica, si comincia a vedere in maniera, ripeto cose che vado dicendo da un poco di tempo, chiaramente un problema di progettualità generale, ma non nell'amministrazione attiva, proprio a livello politico. Noi abbiamo un assessore che da questo punto di vista non si capisce cosa voglia fare del piano regolatore generale, che se lo tiene in ostaggio. E probabilmente questo tenersi in ostaggio il piano regolatore e non renderlo pubblico, che tra le altre cose è un passo obbligatorio, perché la condivisione, le osservazioni dei cittadini, la condivisione della città è ciò che rende un piano vivo. I passaggi ancora sono abbastanza complicati. Esattamente. Non è che è semplice l'iter dell'approvazione di una variante del piano regolatore. Esattamente. Più sono condivisi, più questa partecipazione diventa forte. Voglio però aggiungere un'altra considerazione, e questo, se volete, dà un minimo di alibi al Comune di Palermo, ma è una considerazione che va fatta. Quando un iter di un piano regolatore in condizioni diciamo normali dura 5 anni e un piano regolatore vale 8-10 anni, adesso non ricordo quanti sono i termini di norma, esattamente, cioè nel senso quando uno l'approva dovrebbe già cominciare l'altro. Questo è un grave vulnus della legge regionale, perché ricordiamoci che è una competenza primaria siciliana la legge urbanistica, noi non dipendiamo dalle leggi nazionali e quindi sarebbe strettamente necessario che l'assemblea regionale metta mano e identifichi nuovi strumenti di programmazione urbanistica, perché altrimenti la regione siciliana, tutti i comuni della regione siciliana endemicamente saranno in ritardo, e questa ha una rifluenza economica o soprattutto adesso estremamente forte. Per domani anche, per esempio, l'onorevole Caronia, perché si trova in commissione urbanistica ed è deputato regionale. Purtroppo per impegni non, quindi verrà probabilmente dopodomani o la prossima settimana. Io voglio fare due precisazioni. La prima l'ho fatta, che non abbiamo nulla contro i tecnici, perché, per carità, a meno che poi non si scoprano le responsabilità, ma non è compito nostro.
La seconda cosa, io conosco Arcuri da tempo e devo dire che è molto attento. Non capisco il suo atteggiamento assunto in quest'ultimo periodo, ma questi sono, diciamo, fatti forse personali oppure scelte politiche, quindi... Mi limito a fare una considerazione. In questo momento il sindaco sta ripensando la geometria, dell'intero... Diciamo, questo può darsi che ci siano problemi politici che condizionano a tal punto pure l'attività di un efficiente come potrebbe essere Arcuri. L'altra cosa, ahimè, per me la colpa ce l'hanno le opposizioni, perché l'opposizione ha un ruolo importante in questa amministrazione. O si fa sentire, oppure debbano avere il coraggio di andarsene a casa prima loro. E siccome noi sappiamo che ci sono persone valide, allora dobbiamo stimolarle affinché portino avanti un ragionamento, soprattutto sul piano regolatore, che secondo me è la chiave di tutto. Che noi parliamo di piano traffico, parliamo di piano commerciale, parliamo di piano, una cosa poi incredibile, piano del porto diverso dal piano staccato dal piano regolatore della città di Parma. Allora, tutte queste cose, secondo me, io non sono un tecnico, io sono un cittadino che osservo e che ascolto. Tutte queste cose secondo me sono illogiche. Poi mi posso anche sbagliare, io vi chiedo conforto, se io ditemi, tu sbagli. No, allora, a pelle tu non sbagli, perché interpreti esattamente il sentire comune. Esistono però, e questo va anche detto, dei limiti normativi piuttosto importanti. Allora, se noi siamo in una fase di trasformazione anche della politica, come sembra essere, radicale, quindi finalmente arrivare a quello che viene detto da più parti, la fase del cambiamento, allora io non voglio buttarla in politica in senso stretto, voglio buttarla culturalmente. Allora cambiare significa anche far emergere le leggi sbagliate. E allora una legge sbagliata, tu hai detto piano regolatore sganciato da piano del porto, perché? Perché sono due autorità diverse. C'è l'autorità portuale che ha anche potere pianificatorio e c'è l'autorità comunale che ha ovviamente potere pianificatorio. Quando Orlando Senzedato ha iniziato una lui aveva fatto una battaglia però non porta da nessuna parte se alla fine non vai al cuore del problema e vai alla normativa generale. Questa è la prima considerazione che mi sento di fare. Seconda considerazione, non dimentichiamo che lo schema di massima per tornare al piano regolatore era stato presentato a settembre 2016, a questo punto, scusami, io voglio fare l'Andreotti della situazione, comincio a pensare male, perché il Comune stava per essere commissariato, perché a quella data non si era ancora portato in aula nulla, quindi mi chiedo, al di là di quelle che erano le linee guida, ma come schema di massima non c'era niente e la normativa su questo è stringente, se non lo fai io ti commissario. E ricordo che Orlando aveva detto, abbiamo scongiurato il commissariamento che inopinatamente la regione aveva sbandierato. Ma inopinatamente c'è una legge dietro. Quindi era per darti indicazioni. Vorrei invece intervenire sulla questione appunto degli aspetti del comportamento dell'opposizione in città. In realtà sarebbe più opportuno parlare di opposizioni, perché noi abbiamo all'interno del Consiglio Comunale due raggruppamenti che sono entrati e là c'è una grossa differenza. I cinque consiglieri del Movimento 5 Stelle lavorano in maniera abbastanza aggressiva. Lapsus comprensibile. Hai ragione. Flavio si sta impegnando a farli. Io mi riferivo alla prima, alla prima uscita. Mi sono sbagliato perché chiedo scusa. I consiglieri del Movimento 5 Stelle sulla questione del piano regolatore si stanno impegnando e peraltro sono successe un paio di cose gravi che non sono venute fuori domani ci sarà Giulia sono legate al fatto che è stato negato a uno dei consiglieri comunali l'accesso alle carte. Peraltro questa è una prassi che è un po' dubbia, perché io ricordo che il piano è piena responsabilità del Consiglio. Ora sì, la fase di redazione può essere promossa dall'amministrazione, ma se è piena responsabilità del Consiglio deve poterci mettere mano in ogni istante. Questa è una cosa gravissima.
il resto delle opposizioni hanno un andamento fortemente altalenante. C'è Ferrandelli che ogni tanto su questa questione dice qualcosa, ma tutto il resto mi pare abbastanza statico. Ieri il vicepresidente del Consiglio Comunale, Giulio Tantillo, aveva convocato l'assessore, perché la convocazione non è stata del presidente, ma è stata del vicepresidente, dopodiché non ha detto una parola, aveva convocato Arcuri, dopodiché non ha detto una parola sul fatto che Arcuri non fosse venuto. Però dico, il fatto che l'abbia convocato, questo è un fatto, diciamo, positivo. Certo, per carità, è uno che conosce la macchina su richiesta del gruppo 5 Stelle. Per carità, però non c'è stata una formale, non dico censura, quantomeno due parole. No, se c'era il Presidente del Consiglio, lui non poteva, appunto, insomma, questo. E forse il Presidente c'era proprio per bloccare questa operazione, non dico, c'è dubbio su questo. Chiaramente assolto, il Presidente deve in un certo senso seguire quelle che sono le indicazioni, in questo caso dell'amministrazione comunale di Orlando, che poco fa abbiamo detto è in fase di trattative complicate, di rivalutazione delle di geometrie. Posso fargli una domanda? Rivalutazione del manuale Cencelli. Anche se è sono abituale, contento, te la posso fare una domanda? Perché siccome mi stimoli molto quando fai le riflessioni da cittadino che ama la città, ed è una cosa bellissima, io penso che risolveremmo tutti i problemi se fossimo anche un discreto numero di persone che ragionano così, perché alla fine sono certo che le cose si risolvono. Molto umile, faccio sempre tre passi indietro, anche perché lascio spazio a quelli che sono più bravi di me, e in Consiglio Comunale ci sono dei geni che onestamente devo riconoscere la bravura, per carità, dico, io invece sono umile e quindi allora ti voglio fare una domanda, ci consentiamo. Tu lo sai che ti cambieranno l'aspetto di Piazza Castelnuovo, che tu conosci così com'è? Sì, purtroppo, ecco, allora, ci transito ogni giorno. Quindi. Benissimo. Noi abbiamo un bellissimo cantiere che ci blocca ogni giorno e ci fanno fare, diciamo, un sacco di vie traverse e gincane varie, perché c'è il cantiere. Cantiere di che cosa? Di una stazione. Di un tratto della cosiddetta metropolitana interna, raccordo ferroviario, insomma, nemmeno si capisce cosa può essere, visto che è un binario solo, boh, non lo so, comunque la vogliono chiamare metropolitana, e noi non sappiamo, tu non lo sai, non lo sa nessuno, che cosa verrà fuori, cioè che aspetto avrà, se sarà con un elemento fuori terra emergente, quanto sarà alto questo, di che colore, come sarà fatto, cioè voglio dire, dai tempi della realizzazione della statua a Crispir credo che non sia stato toccato niente, tranne sempre questa amministrazione che ha tolto un po' di palle. Io purtroppo lo so benissimo, però ho fatto questa considerazione, dico, a parte il fatto prima che lascio spazio a quelli più bravi, ecco, ci sono, vedo degli scienziati che hanno deciso di massacrare Piazza Castelnuovo. Poi ho iniziato a lottare, però mi sono reso conto che non posso essere sempre un Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento, e quindi molte volte anche io mi devo bloccare di fronte a questa, cioè ritengo che arrivato a questo punto, se debbono intervenire ci sono organi diversi che debbono intervenire, e qua mi sembra che ci siano le condizioni, e quindi arrivato a questo punto dico, se c'è una giustizia, allora probabilmente interverranno. Perché certo, ti posso rispondere diversamente? No, no, dico, volevo solo sapere se tu avevi qualche chicca riguardo al progetto. Signori, oltre a questa questione, vedete, in questi giorni, e tra poco ce ne accorgeremo, si sta manifestando in tutta la sua gravità la questione di una cattiva pianificazione della città. Il presidente dell'AMAT ha minacciato al sindaco di consegnare le chiavi del tram, e questo non è figlio di tensioni interne, è figlio di un errore drammatico in fase di pianificazione del tram. Noi non potevamo costruire il tram nelle modalità in cui è stato costruito, non mi riferisco alle modalità tecniche, mi riferisco proprio progettuali di tracciato. Noi abbiamo è come se avessimo tre tram, no, le tre linee non comunicano tra di loro, le costi di manutenzione sono triplicati. C'è un problema di progettualità all'interno di questa città, ripeto, ma non a responsabilità dei tecnici, a responsabilità della guida politica, che è enorme. Noi abbiamo questo tram e non sapremo cosa fare.
forse saremo costretti a farlo passare dal centro per dargli un senso economico, posto che questo possa avvenire. E questo è avvenuto sulla volontà dei cittadini e non è una responsabilità dei precedenti, perché i precedenti sono sempre gli stessi. Cioè, non ci dimentichiamo che questo sindaco c'è da 30 anni e il vicepresidente... Voi avete detto una cosa fondamentale, c'è un piano regolatore, per ritornare al piano regolatore, si deve approvare in tempi ristretti, perché poi la città cambia e poi è già superato pure il piano regolatore. Per esempio nel centro storico abbiamo visto che occorrono ora interventi diversi, mentre prima si era pensato... Assolutamente, e quello è un altro capitolo enorme, questo è un altro capitolo enorme. Si continua a pianificare in maniera scoordinata, come diceva Marco, ma scoordinata addirittura a livello territoriale. Tu hai citato il piano del porto, bene, oltre al piano regolatore del porto, noi abbiamo un piano particolareggiato del centro storico e quindi noi abbiamo tre strumenti. Ora, una città che vuole essere capitale e che lo è culturalmente. Ci vuole il piano delle periferie, che ormai le periferie, cioè io per esempio non condivido il centro Concadore, io non l'avrei mai utilizzato, però quello è stata un'altra perizia di variante, addirittura hanno modificato la strada, la viabilità. Parte esattamente della convenzione, anzi lo hanno avuto come regalo. Non l'avrei mai utilizzato, anche perché conosco bene quella zona e quella zona doveva essere salvaguardata. La scampata a determinate speculazioni edilizie, sappiamo bene, però ora non solo hanno consentito che si costruisse il centro commerciale con Cato, ripeto, io contrario, mi possono pure ammazzare, sarei stato contrario, io avrei posto il veto, ma ora addirittura vogliono utilizzare i cotonifici siciliani per insediare altre costruzioni. Ora tutto questo per me, io non conosco chi sono, l'indomani probabilmente mi possono far saltare l'auto come già hanno fatto in passato, però dico, il piano regolatore della città è troppo importante per evitare che si possano verificare fatti e misfatti. Poi per carità. Filippo, c'è un sacco per Filippo, ti voglio dire una cosa, secondo me non ti fanno saltare e secondo me avranno difficoltà sulla lottizzazione sul cotonificio siciliano per una ragione meramente economica. Io parlo in generale. No, avranno difficoltà per una ragione economica, nel senso in questo momento il valore degli immobili in città e i prezzi degli affitti, addirittura i prezzi per la ricezione turistica, sono talmente bassi perché c'è un eccesso di offerta rispetto alla domanda, che nei fatti è la principale ragione. Però è edilizia popolare, quindi sotto questa forza. Perché la legge consente che se tu devi approvare un piano di edilizia popolare, allora puoi portare la perizia di variante. Io secondo me non la condivido. Certo, però io quello ci sono radicale su questo, sul territorio. Però ho l'impressione che poi là ci sono altre, lo stesso ragionamento può essere fatto con l'ex CEDIT, l'ex T64, quindi secondo me la testa di ponte che poi serve poi a svincolare altre aree. Ed è il fatto gravissimo. Ti aggiungo di più, scusami se ti interrompo, prego, perché poi mi lascio prendere, che non devo parlare e poi mi lascio prendere, perché là ci sono grossi interessi negli espropri, perché c'è la famosa via Raiace, che deve collegare Mondello con lo svincolo poi di via Nicoletti, e là ci vogliono 50 milioni di euro. Dico, è un'opera da cui si trarrebbero grossi benefici, un'opera io da bambino l'ho sempre auspicato che si facesse, però stiamo attenti. Dico. Il proprietario attuale dell'ex cotonificio siciliano è la regione siciliana. La regione siciliana, che è proprietaria dell'immobile, di fatto ha portato avanti un progetto di edilizia convenzionata con delle cooperative. E questa è la cosa che deve fare riflettere. Cioè, stiamo parlando. Cioè, io posso anche capire che le cooperative si diano da fare su terreni di proprietà perché magari non hanno la destinazione adeguata, ma che sia direttamente la regione siciliana. Ma io ho paura perché ti ripeto, per esempio la regione ha dato a Guaiana un padiglione, per carità, allora Guaiana ha subito gli attentati, quindi, però dietro Guaiana c'è un campo di calcio abbandonato. Allora io mi chiedo, se domani decidono di utilizzare questo campo di calcio in maniera diversa e accanto ci sono altri immobili,
cosa avviene di questo territorio che secondo me rimane la parte più bella di Palermo? Si vuole fare un tutt'uno con Pizzosello? Se vogliamo fare questo, lo diciamo chiaramente. Ecco, il piano regolatore può evitare che avvengano tutti questi misfatti. Può dare dato ordine. Conoscerlo, però. Cioè, certo, e soprattutto se condiviso. Da questo punto di vista, io sono fiducioso perché, ripeto, ho da dire molte cose dal punto di vista personale ad Arcuri, però lo apprezzo dal punto di vista tecnico-politico. Sul piano caratteriale io ho diverse cose da dire, ma gliele dirò personalmente e deviso. Se lo vuole venire qua, io gliele dico in faccia. Come molta stima di Orlando come amministratore. Però io che cosa? Gli vorrei scrivere una lettera perché non ci incontriamo. Che si dedica a fare solamente il sindaco. Secondo me è l'ultima cosa buona che lui può fare per la città di Palermo, come il buon padre di famiglia che vuole lasciare un buon segnale alla città. Lui si dedichi interamente alla città e prepari la città del futuro realmente, però rimanendo a Palermo, abbandonando la carica di presidente dell'ANCI, ridimensionando la sua posizione come presidente dell'area metropolitana, però non ha per fare a meno, però può trovare dei meccanismi per, insomma, dedicarsi interamente alla città di Palermo. Allora ne trarremmo un beneficio tutti, ma in questo modo secondo me non otterremo i risultati. Sull'area che... metropolitana ci può dare un aiuto oggi la Corte Costituzionale, c'è oggi l'udienza sulle province e poi... Questa cosa è un'altra barzelletta, è incredibile, io veramente ho difficoltà ad esprimermi, perché dico, potersi che sia pazzo io, ti dicevo prima che iniziasse la trasmissione, ci sono cose talmente evidenti, ma come mai non vengono portate avanti? Forse sono pazzo io. Cioè, comincia a esserci purtroppo la suefazione. Forse è l'anzianità che mi porta. No, cioè la suefazione e stanchezza alla follia organizzativa. Chiamiamola così. Io la chiamo follia organizzativa perché impostare tutta discorso politico che della passata qua, legislatura scusami, sull'abolizione delle province Cioè, diciamolo chiaramente, non è che qua noi vogliamo fare un attacco all'amministrazione comunale per quanto riguarda la variante generale del piano. No, anzi, la vogliamo aiutare, gli vogliamo dire, guarda, stai attento, tu hai nelle mani, e lo sai benissimo, la possibilità di rilanciare veramente la città di Palermo in maniera europea stavolta, perché ci sono più conoscenze, abbiamo sperimentato altre realtà, prima si faceva riferimento a Barcellona, ma l'altra volta ho visto un filmato su Singapore, da impazzire, sì. Veramente, cioè le parti più impensabili del mondo che sono riuscite a progettare di tutto. Ecco, noi abbiamo ora questa possibilità, programmare il futuro, facciamolo con l'aiuto di tutti, tanto la legge lo consente al cittadino di contribuire a dare suggerimenti. Non solo lo consente, ma diciamo lo stimola, perché ci sono, a parte le varie direttive europee che imporrebbero, usiamo meglio, la partecipazione attiva dei soggetti portatori di interesse. Quindi io voglio capire qual è stata la fase di presentazione di questo piano dei soggetti portatori di interesse. Invece tu secondo me ti sei reso colpevole di lesa maestà. Quello che faccio io ogni giorno in sostanza. Infatti, io credo che questa questione appunto della lesa maestà sia un altro dei punti fondamentali. Cioè la mancanza di partecipazione a tutti i livelli, che purtroppo c'è oramai anche... È stato detto. Da amici del sindaco, ho detto tu non puoi parlare contro il sindaco. Io tra l'altro prima l'avevo votato. No, io ci posso parlare per due motivi. Sia perché sono un libero cittadino, l'Italia sino adesso è una repubblica democratica, e secondo perché l'ho votato e lui deve rispondere al mio voto. Dico, ma esattamente, nel senso questa mancanza di partecipazione, questa compressione della partecipazione della cittadinanza in alcuni snodi che sono fondamentali per lo sviluppo della città è un'altra di quelle cose che sta estremamente condizionando. Vedete, la vicenda ZTL, tanto per dirne un'altra, la ZTL è stata subita dalla cittadinanza, non è vista
vista come un'occasione ed è una delle ragioni per cui l'AMAT, praticamente nessuno ha fatto questo benedetto passo. Ma perché manca il piano, piano complessivo. Esattamente. Allora, il piano regolatore, calando poi a discesa su tutte le altre cose, il PUMS, il piano urbano per la mobilità sostenibile. Se il piano regolatore decide che si deve costruire in via Roma, è chiaro che poi tu non puoi fare il piano della viabilità considerando l'asse di via Roma. Esatto. È una cosa elementare. Rimaniamo alla scuola elementare tutti, che è la cosa migliore. Ci dobbiamo fermare. È sempre un piacere avervi piacere qua. Purtroppo il tempo vola velocemente, ci saranno anche altre cose. Intanto vi ringrazio i telespettatori, buonasera a tutti.